Che cosa prova per te ora questa lettura interattiva dei tarocchi? Cosa prova per te ora? Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video e seguitemi su tutti i canali YouTube. Bene, bene, cerchiamo di capire cosa prova per te ora. Allora, intanto ricordo che i tarocchi sono interattivi. Cosa vuol dire interattivi? Vuol dire che, diciamo, sono situazioni che si verificano, come possiamo dire, si verificano. Creando un entanglement tra la lettura dei tarocchi, la stesa, le carte, le lame dei tarocchi e praticamente la persona, la situazione, la domanda che il consultante produce. Quindi questo è, diciamo così, lo spirito dei tarocchi. Allora, bene. E quindi in questo caso si crea questa connessione e per cui le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Questo è un altro punto fondamentale da prendere in considerazione. E allora cerchiamo di capire un attimino questa stesa dei tarocchi. Cosa prova per te ora? Quindi salutiamo la nostra Sissi. E tutte le persone che si collegano. Quindi quello che devi fare è pensare a una persona e cercare di capire cosa prova per te ora. Vedremo quale sarà il responso dei tarocchi. Naturalmente dovrai scegliere un testimone tra il Buddha, la piramide e la stele. Focalizzare la tua attenzione sulla persona della quale vuoi sapere se c'è una persona, ovviamente, in questo caso. È importante perché si crea proprio una connessione, no? Il principio dell'entanglement praticamente. Quindi concentrati su questa persona e vediamo che cosa prova per te ora. Cosa prova per te ora? Allora, tu pensa a una persona e noi scegliamo. Come possiamo dire, e poi devi scegliere il testimone, devi scegliere il testimone. Allora, i testimoni sono il Buddha, il primo testimone, il Buddha, per chi volesse scegliere il Buddha, per chi sente una particolare affinità per il Buddha. Esatto, se invece non c'è una persona in particolare, puoi, diciamo, semplicemente vedere se in qualche modo c'è qualche mentecatto, qualche magrebino che vi vuole fondamentalmente, che magari è innamorato di voi. Allora, prima stesa al Buddha, seconda stesa, la piramide, seconda stesa la piramide, e terza stesa la stele, terza stesa la stele. Allora, partiamo. Vediamo un po', useremo anche i tarocchi nuovi perché il tema lo consente, i Sexual Magic Tarot, i tarocchi della sessualità. Vediamo anche cosa ci dicono, quindi vedremo anche cosa ci dicono i tarocchi della sessualità, quali sono le sue esigenze sessuali, se ha delle esigenze sessuali ovviamente. Magari come il nostro Pippoli, che oramai Pippoli ha abdicato a, diciamo, oramai è in pace con se stesso. Allora, le pippe l'hanno consumato. Allora, vediamo un po'. Le pippole l'hanno consumato. Vediamo, vediamo. Anzi, secondo me è proprio la nostra Sissi che l'ha consumato, è la nostra Sissi che l'ha consumato.
Gli ha fatto fare un tour de force oramai il nostro Pippoli. Allora, vediamo, vediamo, partiamo. Quindi partiamo con la stesa del Buddha, però. Partiamo perché ho scelto il Buddha. La prima stesa è la stesa del Buddha. Tra l'altro, dov'è che hai lasciato Pippoli? Dov'è che hai lasciato Pippoli? Dove l'hai lasciato il nostro Pippoli? Vediamo un po' cosa ci dice la stesa, la prima stesa. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Beh, insomma, allora, vorrebbe avere un inizio, comunque è interessato ad avere un inizio, è interessato comunque a un progetto, ma che, nella quale bisogna mettere comunque energia, nella quale, nel quale progetto bisogna mettere comunque un po' di, come possiamo dire, bisogna mettere un po' di energia affinché funzioni. E poi abbiamo anche che ci saranno delle novità tra voi, ci saranno delle nuove possibilità. Basta trovare un equilibrio interiore. Quindi comunque in questo momento questa persona sta pensando che forse vale la pena provare a iniziare qualcosa con te, provare, diciamo, a vedere se puoi essere magari la persona giusta. Ha comunque delle intenzioni nei tuoi confronti, non è una persona che non ha intenzioni. Ovviamente non è che non possiamo dire che è innamorato, che è coinvolto, questo no, però ti sta valutando la possibilità di magari intraprendere qualcosa nei tuoi confronti. Ovviamente non sappiamo se, come dire, ti vuole darti l'esclusiva, o se ti considera come, diciamo, facente parte del suo parco macchine. Però questo lo vedremo anche utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Fai parte del suo parco macchine o ti vuole dare l'esclusiva? Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi esoterici egizi. Fai parte del suo parco macchine o ti vuole dare l'esclusiva? Allora, scegliamo le prime tre carte e vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Beh, abbiamo il Fante di Coppe, un giovane biondo, sì, comunque una persona che è riflessiva, sta riflettendo. Abbiamo il presente, quindi questa persona comunque sarà una cosa veloce, ti cercherà veloce. E poi abbiamo anche una donna bruna che rappresenta però un po' l'opulenza, la ricchezza. Potrebbe anche essere, se tu sei donna, un antagonista, o se tu sei uomo, la donna con la quale, diciamo, vuoi intraprendere questa relazione. Quindi comunque una donna giovane, fondamentalmente, abbastanza giovane, insomma. vediamo un po' che esigenze sessuali ha, sessualmente cosa gradisce questa persona. Vediamo un po' sessualmente cosa gradisce questa persona. E usiamo il sensual tarot, i tarocchi sensuali. Vediamo un po' quali sono le esigenze erotiche sessuali di questa persona. Quali sono le sue fantasie sessuali, quali sono le sue esigenze sessuali. Mescoliamo le carte e tagliamo. Scegliamo le prime tre carte. Allora, vediamo un po', abbiamo allora il paggio di
Pentacles dovrebbero essere il paggio di denari, il paggio di denari, il paggio di denari. Come vedete, usa libagioni, quindi è una persona un po' viziosa, diciamo così. Magari beve, fa cose di questo genere. E poi abbiamo anche sempre il re di denari, e invece gli piacciono sempre un po' i giochi, sadomaso, queste cose qua. E abbiamo anche il 4 di coppe, abbiamo qua il 4 di coppe, e sì, è una persona sempre, ci sono degli attrezzi, delle cose, quindi magari utilizza anche dei giochi particolari, degli attrezzi, degli strumenti, insomma, non potendo magari farlo, diciamo, normalmente, c'è cioè tutte queste attrezzature che utilizza. Vediamo ancora con le sibilline di Lenormand cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand. Le sibilline di Lenormand cosa ci raccontano? Eh sì, attrezzi, corde, funi, queste robe qua, no? Forbici, queste cose qua. Attrezzature. Quindi comunque è un po' vizioso, da questo punto di vista. Vediamo un po' cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand. Beh, sì. Allora, abbiamo l'orso, però abbiamo anche il serpente e abbiamo anche il giglio. Quindi è una personalità contrastante. Può apparire in un certo modo, ma però può avere anche una falsità interna. Quindi è una, diciamo, situazione contrastante, quindi potrebbe essere una persona che da un certo punto di vista è anche protettiva, eccetera. Quindi potrebbe essere anche un po' bipolare come persona, come personalità, perché viene fuori il serpente vicino alla purezza. Il serpente rappresenta proprio, te lo sei scelto fuori di melone anche. Il serpente rappresenta anche la falsità, gli intrighi, il tradimento, l'insidia, i rancori, ma rappresenta anche la cupidigia, però. Il serpente rappresenta la cupidigia, rappresenta i vizi, rappresenta le forze occulte. Comunque, una persona un po' disonesta, ambigua, superficiale, ostile, ma comunque una personalità magnetica, fondamentalmente. Mentre il giglio rappresenta la purezza, no? Il giglio rappresenta, salutiamo la nostra Betty Cottage, andate a Venezia, a Campo Manin, fatevi fare il ritratto a Betty Cottage. Mentre il giglio, a differenza del qua, rappresenta un po' il verso e l'inverso, no? Quindi probabilmente una persona un po' bipolare, che alterna, diciamo, no? Comportamenti con bipolarità, diciamo, un po' in un modo e un po' nell'altro, un po' in un modo e un po' nell'altro, perché Giglio invece rappresenta l'armonia, la serenità, l'equilibrio, rappresenta anche il desiderio puro, il coronamento di un sogno d'amore, rappresenta una persona candida, quindi è una persona che può alternare questi meccanismi. E l'orso ovviamente rappresenta una persona protettiva, rappresenta l'orso, potrebbe essere anche una terza persona, ovviamente. Potrebbe anche essere, diciamo, una figura paterna o comunque una figura che, diciamo, in qualche modo, ti vuole sostenere fondamentalmente in questa situazione. Vediamo un po' cosa ci raccontano, quali sono i suggerimenti, quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Quindi cosa prova per te ora? Quindi è una persona che prova sentimenti ambivalenti. Da un lato prova, ti vede come una donna pura e lui si comporta in modo puro, dall'altro diciamo ti vede un po' come una persona e lui si comporta un po' come una persona traditrice, se vogliamo. Vediamo un po' quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen. Quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho? Beh, segui il flusso, quindi lasciati andare, segui il flusso, cerca di essere comunque una persona matura e affidati da un certo punto di vista, ma
Secondo me, viste anche le carte precedenti, l'affidamento, diciamo, dovrebbe avvenire soprattutto su te stessa, non tanto su questa persona. Quindi affidarsi a se stessi, che poi è anche un qualcosa di fondamentale. La fiducia in se stessi è impagabile fondamentalmente. Se tu hai fiducia in te stessa, niente, nessuno ti potrà fare qualcosa. Volevo fare anche un giro con altri tarocchi, che è un po' che non utilizzo, che sono i tarocchi dei registri akashici. Per vedere, volevo utilizzare questi altri tarocchi che era un po' che non utilizzavo, che sono i tarocchi dei registri akashici. I tarocchi dei registri akashici che ci danno comunque informazioni interessanti. I tarocchi dei registri akashici che ci danno informazioni interessanti a livello karmico. Quindi, come mai succede questo a livello karmico? Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi dei registri akashici. Cosa ci raccontano i tarocchi dei registri akashici? Allora, sciogliamo, vediamo un po' anche con i tarocchi, ancora un giro con i tarocchi dei registri akashici e scegliamo le prime tre carte anche qua di questi tarocchi dei registri akashici. Allora, legge dell'amore, quindi comunque è l'amore che comunque legge dell'amore, legge del no, ecco, legge del nome interessante. Vedete che questa persona è la chiave. Allora, legge del nome, vedete che questa persona nasconde, c'ha una sorta di carta d'identità dove nasconde. Quindi è una persona che ti nasconderà qualche cosa, anche se ha un coinvolgimento, però ti tiene nascoste delle cose. Ma tu troverai comunque la chiave per capire a fondo questa persona. Ecco, questa è un po' una stesa completa. Abbiamo usato anche qualcosa di più esoterico, come sono i tarocchi dei registri akashici. E passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, e vediamo un po' che cosa ci racconta la stesa della piramide. E allora, vediamo, stesa della piramide, cosa ci racconta la stesa della piramide, partendo dagli arcani maggiori dei tarocchi, cosa prova per te ora? Ma diciamo che la stesa del Buddha non è che è andata proprio benissimo, ma neanche poi, se vogliamo, non è andata neanche malissimo. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Queste non sono male. Abbiamo il diavolo, l'innamorato e la forza. Il diavolo, l'innamorato e la forza. Quindi, questa persona per te prova, diciamo, il desiderio di fare una scelta, diciamo, ha la possibilità di scegliere, probabilmente tra te e un'altra persona. In questo caso un uomo, abbiamo un uomo con due donne, ma potrebbero essere anche due donne con un uomo. La carta dell'innamorato è la carta della scelta, quindi in questo caso relativa alle relazioni sentimentali affettive è una persona che comunque sceglierà te, cercherà di scegliere te. E comunque è una persona forte, che ha la forza, la potenza, e comunque ha anche un fascino magnetico, il magnetismo, no? Anche un fascino magnetico, anche un, diciamo, non è una persona, diciamo, è una persona con grande magnetismo, se vogliamo, in grado di comunque coinvolgerti. Quindi prova qualcosa per te, sceglierà te, ti desidera fortemente e interagirà con te anche con decisione. Vediamo cosa ci raccontano invece
Cosa ci raccontano invece i tarocchi erotici? Cosa ci raccontano invece i tarocchi erotici per capire quali sono le sue esigenze sessuali, che cosa gli piace fare sessualmente, quali sono le sue fantasie? Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Se volete fare una donazione, potete farla. Per fare una donazione basta cliccare sul tastino col dollarino, potete fare una donazione e dare un sostegno al canale. Se volete abbonarvi al canale potete andare nella home page e cliccare sul tastino abbonati. Vediamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Vediamo un po' cosa ci raccontano questi tarocchi erotici. Allora, abbiamo il cavaliere di spade. Cavaliere di spade, le wands sono le spade, è un po' dominante, si presenta come un master, diciamo, no? Si presenta come un master, un dominante, come vedete, con la frusta, con il frustino, un po' dominante. Viene sempre il mago, quindi anche, diciamo, delle energie particolari utilizza, però, diciamo, abbiamo anche il 4 di bastoni, che rappresenta anche la passione pura fondamentalmente, no? Quindi ha questa caratteristica di essere dominante come persona, ma di andare alla ricerca proprio anche della passione, dell'intrigo fondamentalmente. Vediamo qualcosa ancora con le sibilline di Lenormand, vediamo un po' cosa ci raccontano ancora le sibilline di Lenormand. Che cosa ci raccontano ancora le sibilline di Lenormand? Perché anche le sibilline di Lenormand hanno un loro perché. Anche le sibilline di Lenormand hanno un loro perché. Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Beh, non è male anche queste tre carte, diciamo che danno il loro... Allora, abbiamo il bouquet, l'ancora e il giardino. Il bouquet, l'ancora e il giardino. Allora, bouquet, ancora e giardino rappresentano... diciamo, il bouquet rappresenta un dono fondamentalmente. Il bouquet rappresenta un premio meritato... rappresenta anche comunque l'amicizia anche di una donna amica fondamentalmente. Il giardino ovviamente un'altra carta positiva, perché il giardino rappresenta la tranquillità fondamentalmente, no? Rappresenta delle occasioni positive, anche diciamo del divertimento moderato, però non qualcosa di particolare. E l'ancora rappresenta la sicurezza, l'ancora di salvataggio, la stabilità, l'equilibrio, comunque una persona combattiva ma anche equilibrata, carismatica, che ha delle qualità, diciamo, alle quali ci si può ancorare. Vediamo i consigli dei tarocchi Zen e poi vedremo anche per questa stesa cosa ci dicono i registri akashici, le carte, i tarocchi dei registri akashici. Allora, per quanto riguarda, vediamo un po' per quanto riguarda i consigli dei tarocchi Zen. I consigli dei tarocchi Zen, cosa ci consigliano i tarocchi Zen? Allora, c'è comunque un processo tuo di guarigione in atto, guarigione spirituale, quindi stai migliorando a livello spirituale. Cioè, non devi reprimerti, perché se ti reprimi la cosa non funziona, e non devi ancorarti al passato, alle storie passate, alle vite passate. Il passato è passato, diciamo.
Anzi, potremmo dire che l'unico passato buono è il passato di verdure, per cui guarda oltre, vai avanti. Vediamo qualche suggerimento, qualcosa a livello di karma, qualcosa a livello di spiritualità, secondo i registri akashici. Nel frattempo mettete un like, vedo pochissimi like, non costa niente, mettere un like, basta cliccare, basta spolliciare verso l'alto e potete mettere un like, spolliciate verso l'alto e mettete un like. Allora, vediamo un po' cosa ci raccontano queste carte. Allora, abbiamo i cristalli, quindi ecco qua avrai delle sensazioni. Ecco, interessante questo, abbiamo cristalli, la chiarudienza, quindi avrai delle informazioni e la legge del karma. Quindi questa persona vi lega a uno stretto legame karmico, probabilmente già vissuto in altre vite, quindi è una persona che fa parte della vostra costellazione, diciamo, quindi un legame. Potete utilizzare anche delle energie, i cristalli per ricaricarvi. È comunque una persona con la quale esiste un legame che probabilmente proviene da altre situazioni, proviene da altre vite, da altri mondi, da altri spazi. E cerchiamo di capire, quindi abbiamo finito questa stesa, che non è male comunque, una bella stesa, una persona con la quale c'è comunque un legame profondo fondamentalmente. Quindi mettete un like e passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta la stesa della stele. Passiamo alla stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta la stesa della stele. Vediamo cosa ci racconta la stesa della stele. Cosa ci racconterà mai questa stesa della stele? Mescoliamo le carte e mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte. Allora, beh, è buona anche questa. Abbiamo il sole, il carro e di nuovo il diavolo. Abbiamo... sono uscite carte simili all'altra volta, però abbiamo il sole, quindi abbiamo sempre a che fare con una persona magnetica, con un grande magnetismo, carismatica, che ha un obiettivo da portare avanti, ma vi vede, prova per voi, diciamo, un coinvolgimento solare, diciamo, quindi vi vede un po' come una sua stella polare, come il sole che porta luce, insomma, quindi ha un buon feeling nei vostri confronti. E cerchiamo di capire qualcosa in più con i tarocchi, che forse la volta scorsa li ho saltati, vabbè, con i tarocchi esoterici egizi. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Usiamo anche i tarocchi esoterici egizi, che mi sembra l'avessi saltati, vabbè, per la stesa della piramide, ma comunque. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi. Allora, scegliamo le prime tre carte e abbiamo. Allora, la luna ti porterà fortuna. Abbiamo la speranza. Poi abbiamo il 10 di spade, la trasgressione, e poi abbiamo la luna che riguarda la femminilità, l'energia femminile, l'apparenza, quindi una persona che comunque apprezza molto la tua energia femminile e ha un coinvolgimento anche a livello trasgressivo, la trasgressione. Quindi probabilmente non è una persona proprio istituzionale, ma ha degli aspetti trasgressivi. Vediamo un po' cosa... vediamo la sessualità. Mi dimenticavo il passaggio della sessualità. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi sensuali. Quali sono le esigenze erotiche
di questa persona, quali sono le sue esigenze erotiche, le sue fantasie, diciamo così. Allora, scegliamo le prime tre carte. Allora, abbiamo, eh sì, infatti viene fuori il tre di coppe, vedete un po' di trasgressione col tre di coppe, è una persona trasgressiva ma anche romantica perché abbiamo poi l'otto di coppe, quindi c'è anche trasgressione e romanticismo e viene anche fuori una persona, un gentiluomo, il due di bastoni, una persona, vedete che gli dà la rosa, anche un gentiluomo, quindi anche una sessualità romantica comunque. E quindi possiamo passare alle Sibille di Lenormand, vedere un po' cosa ci raccontano le Sibille di Lenormand per capire qualcosa di più sul carattere di questa persona. Ricordo che la Lenormand era stata l'astrologa di Napoleone Bonaparte I e quindi era stata una persona, diciamo, con certe caratteristiche. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Allora, abbiamo l'ancora, di nuovo l'ancora, poi abbiamo la luna che ci porterà fortuna e anche il giglio. Allora, l'ancora rappresenta, diciamo, la solidità, rappresenta un porto sicuro, un uomo o una persona comunque combattiva, equilibrata, carismatica. Testarda, la luna rappresenta l'energia femminile fondamentalmente, rappresenta la fecondità, potrebbe essere la nascita anche di una figlia femmina, ma non è il vostro caso che ormai neanche più lo Spirito Santo può mettervi incinta, visto l'età che avete. Comunque, se fosse qualcuna più giovane, potrebbe essere la nascita di una figlia femmina. O la presenza di una femmina, figlia femmina comunque, la malinconia, i ricordi, emozioni, rappresenta anche, diciamo, una donna misteriosa, l'energia sessuale femminile, quindi rappresenta tutto ciò che di femminile ci può essere. E poi abbiamo il giglio, che, come abbiamo visto prima, è un po' la carta della purezza, dell'intimità, del coronamento di un desiderio d'amore, della sensualità, essere divertenti, fiduciosi, insomma, questo è un po' il fatto. E vediamo cosa ci dicono invece, qual è un suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Qual è un suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho per quanto riguarda questa stesa? Nel frattempo vi ricordo di mettere un like, che non costa niente veramente. Il like serve a far girare il video su YouTube, quindi se volete mettere un like è gratis, non costa niente e potete tranquillamente mettere un like. Vediamo un po' cosa ci raccontano quindi le carte dei tarocchi Zen. Quindi la guida, cercati una guida. Viviti con pienezza questa situazione e crea un feeling con la persona che ti interessa. E quindi una buona stesa, anche questa come la seconda, abbastanza una buona stesa. Vediamo un attimino ancora qualcosa di più esoterico, diciamo, con i tarocchi, come possiamo dire, con i tarocchi tagliamo. E scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte con i tarocchi dei registi akashici. Allora, abbiamo, ne sono venute quattro, quindi le leggo tutte e quattro. Abbiamo i cristalli, quindi energia nella relazione, un sì, quindi la storia, la relazione, diciamo, funziona. Abbiamo un sì, cancelli aperti, un patto, quindi un sodalizio e anche un dono, quindi questa interazione rappresenta per te un dono, per te un qualcosa di importante. Il dono rappresenta la scoperta, vedete che c'è un po' un'isola del tesoro, cercare di scoprire che cosa è veramente importante. Bene, abbiamo concluso anche questa stesa, non mi sembra male, mi sembra buona. E mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E seguitemi ovviamente su tutti i canali YouTube.